No, raga, che ansia. Ehi, bentornati. Mi sembra una vita che non facciamo una reaction a questo canale e tra l'altro dovevo uscire ieri, solo che sono stata male per qualche giorno. Invece, rieccomi qui e tra l'altro ho i capelli di nuovo diversi. Cosa sta succedendo? Mi sto divertendo tantissimo in questa cosa dei capelli, lasciarli nascosti. Sto vivendo appieno l'esperienza degli idol quando fanno il cambio look e non devono farlo scoprire prima di un comeback. Comunque, domani sarà svelato il look finale nel video di questo cambiamento, che chissà se c'è stato oppure no. In ogni caso, torniamo all'argomento principale di questo video, cioè il comeback delle New Jeans, che sono davvero curiosa di sentire, anche perché col loro debutto avevano fatto tre title track totalmente diverse e molto varie, con un gusto molto particolare, molto Y2K, era bellissima anche la B-side. Tra l'altro ci avevo fatto la reaction, ma non l'ho mai pubblicata su questo canale. Se dovessi riuscire, magari domani sera facciamo una live, così ne approfitto per salutarvi e farvi gli auguri prima di Natale e magari facciamo qualche reaction in live. Vediamo a questo giro cosa ci aspetta, soprattutto visto che ci sono due versioni del video. Inizieremo dalla side A. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, se vi sentite espansivi un commentino, come anche di seguirmi su Instagram, perché a quanto pare per le aziende Instagram conta ancora tantissimo. Potete ancora preordinare OMG delle New Jeans su Stardust, ve lo consiglio perché è strapieno di inclusion. Mi raccomando, ricordatevi di usare il mio link. Ok, vedo che lo stile è già molto simile agli stili vecchi, diciamo che non è nulla di troppo qualità alta. E siamo anche negli anni 90 a vedere il videoregistratore. Raga, mi mette un po' ansia questo inizio, sinceramente. Mi sembra tipo una roba da film horror. Loro bellissime. Praticamente tutto questo inizio di video è un POV di questa Hiso, che non si sa chi sia. Alcuni hanno pensato che fosse il sesto membro delle New Jeans, ma ho già indagato sulla cosa online prima di fare questa reaction. È semplicemente un'attrice che interpreta questa Hiso in questo video, quindi nessun membro aggiuntivo. Tra l'altro non è nemmeno della stessa agenzia ed è proprio un'attrice-attrice. Oddio! Questo plin plin mi ricorda una canzone delle Girls' Generation. Ora ve la metto. Che belle comunque che sono. Sì, raga, comunque anche se è cambiato tutto, c'è questo tornare anni 90, fine anni 90, barra inizio 2000. Lui l'ho già visto! Chi è? Chi è lui, raga? Mi dite chi è? L'ho già visto, ma non mi viene in mente dove. Tra l'altro faccio lo studente anche in quel drama. Quindi anche qui c'è in un certo senso una storia d'amore del liceo. Ok, abbiamo già un genere leggermente diverso rispetto alle precedenti, però sempre di quel periodo lì. Raga, ma loro stanno ballando in mezzo alla classe così tranquille? È normale? La
lo stile musicale è sempre quello fine anni 90, inizio 2000 e tra l'altro la Adore va avanti con questa scelta di uno stile musicale decisamente per gusti un po' più adulti, perché comunque va a ricalcare quella che è la gioventù di noi trentenni. E vi dico, già al tempo, quando ero piccolina io e c'era questa musica, ascoltare quella musica lì alla mia età era proprio una cosa da... sei proprio grande, no? Anziché il pop normale. Ecco, in un certo senso credo che la Adore stia cercando di fare questa cosa. Soprattutto la base, questa... Sentite anche la base. Molto da club. E allora, la scelta di questo tipo di musica comunque le rende anche fortissime dal punto di vista della critica musicale. Ok, quindi al momento abbiamo semplicemente la loro vita scolastica ripresa da questa Hyejin, si chiamava? Non mi ricordo già più. Ok. Vabbè, allora, raga, i video non sono mai, diciamo, il top del top del top per quanto mi riguarda. Sono molto semplici, molto basic, però ci sono sempre dei significati un po' nascosti, delle storie che tante volte ci perdiamo, ed è quello il bello di questi video qua. Che devi cercare di andare oltre alla semplicità del video. Ha litigato. No, mi sa di no. La cosa che è strana è che lei è l'unica che non fa parte di tutto questo gruppo qua per quanto riguarda il ballare. Non so se è perché ci abbia il braccio ingessato cosa. Ok. Ha solo un'unghietta dipinta. No, raga, che ansia. Non ho capito. Quindi... No, raga, che ansia. Allora, devo guardare la side B. Per ora, prima di guardare la side B, mi viene da pensare o che... lei vede i fantasmi e che in realtà le ragazze non sono del suo periodo e lei semplicemente vede i fantasmi. O che se le sta immaginando. Allora, all'inizio sembra molto simile. Abbiamo sempre loro che corrono. Ah, quindi quella che era stata disegnata sulla lavagna con la coda era Hyerin, che ha cancellato Minji, mi sembra. Oh madonna, raga, che ansia! Quindi, allora, il ragazzo che le interessa l'ha vista da sola o l'ha vista con le New Jeans? E poi non ho capito se hanno litigato loro due o lei con loro.
Ragazze, comunque guardate qua che belle che sono. Secondo me sono diventate ancora più belle di prima. Hanni sta benissimo con i capelli un pochino più corti e senza frangia. L'unica che mi dispiace un pochino di più per il cambio look, le altre sono tutte bellissime, è Danielle, che mi piaceva più il suo look un po' più naturale, capelli lunghi, mossi suoi, però è sempre bellissima, raga, cioè stiamo parlando del pelino nell'uovo. Ok, abbiamo la scena qua di loro sotto niente. Ok, allora la side B credo che lei sia più focalizzata su di lui che su di loro. Però lei comunque è sempre esterna al gruppo. Raga, inizia a pensare che lei tipo veda i fantasmi, dai. Perché la consolano, ma lei comunque non fa parte di loro. E anche la divisa mi sembrava diversa. Ok, alla fine. Vedete, lei si è sognata quindi che le scrivevano sul gesso, però non le hanno effettivamente scritto sul gesso. Oh Lord. Era la cosa di Hype Boy, mi sembrava, per un pezzettino la coreografia, o sbaglio, no? Sì, boh. Ok. Non ho capito perché ha buttato la videocamera. Che sembra tipo essere ciò che collega lei a loro, no? Le lascia indietro. Raga, non avevo visto la preziosità di Erin con gli occhiali. Cioè, quanto è bella e quanto è. Wow. Gliele lascia indietro. Scusate, ma qui c'è scritto Mingi, non sto capendo più niente. Ok, il cerbiatto si vede anche di qua. Adoro questo. Comunque questa è una versione più breve, o sbaglio? O è più, cioè, la canzone è lunga uguale, ma è più lungo il video? Ok. Qui c'era la scatola che si vedeva all'inizio con il coniglio che si sa che le rappresenta. Però loro si vedono nei video. Quindi effettivamente c'erano? O è una videocassetta, era una cinepresa che riprendeva i morti. Raga! What? Ah, ok. Scusate se mi sono concentrata tanto sul video, ma perché è veramente incredibile, pazzesco. E nella sua semplicità confonde un botto. Sono perciò andata a leggere online cercando delle spiegazioni.
In uno dicono che praticamente questa Hisu rappresenta noi bunny e praticamente questo è il nostro percorso nel seguire le New Jeans e anche il loro supportarci nella vita di sempre, che praticamente creiamo questo specie di rapporto anche virtuale a distanza, anche nel momento in cui andiamo ad ascoltare le loro canzoni. A me questa versione non piace tantissimo. Nell'altra teoria che ho trovato online si dice che praticamente Hisu era parte del gruppo, come si vede, delle New Jeans, abbia fatto con loro un incidente dove è coinvolto tra l'altro questo cerbiatto e per questo lo vede sia nella side A sia nella side B. Ciò è spiegato anche col fatto che lei ha il gesso e tutti i membri delle New Jeans sono andate, mentre lei è l'unica che è sopravvissuta. E tra l'altro prova dei sensi di colpa nell'essere rimasta l'unica quasi illesa. Quando si vedono, tipo nel gesso, ci sono scritte parole di incoraggiamento come tieni duro, continua a vivere, cose del genere. E praticamente lei ha una specie di disturbo post-traumatico e continua a vedere le ragazze nonostante non ci siano più. E quindi ci sono nella sua immaginazione. Per quello si vedono dei momenti in cui non ci sono, alternati da momenti in cui ci sono. A me comunque piace la mia versione del fatto che lei riesca a vedere dei fantasmi anche di un'altra era che in realtà non erano collegati del tutto a lei. Fatemi sapere voi che versione avete di questi video e quale vi sembra la più plausibile. Per quanto riguarda la canzone, è una canzone che penso potrebbe esistere in loop di ore senza che ve ne accorgiate che sia finita o iniziata, perché è di quelle, appunto, come esistevano negli anni, fine anni 90 e inizio 2000, che potevano veramente creare un loop infinito. È molto chill, è molto tranquilla, e però non mi ricordo, questa dovrebbe essere una B-side o è considerata una title track? Informatemi voi, please, su questa cosa perché so che è una pre-release song. Io la trovo molto piacevole, soprattutto mi emoziona molto. E le New Jeans continuano a fare musica di altissima qualità per gusti molto maturi, molto raffinati. E sono anche contenta che questo tipo di musica lo facciano delle ragazze così giovani, perché in questo modo si crea praticamente un pubblico molto vario di età, di generi, eccetera, eccetera. E appunto in questo modo si cerca di non dare un'identità troppo definita alla musica che fanno. E questa cosa mi piace tantissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo domani con il reveal dei capelli. Ciao!